Ciao a tutti ragazzi, sono Vince, eccomi ritornato da un bel po', una bella lunga attesa, una bella lunga pausa mi sono preso perché ho riflettuto molto su come impostare questo nuovo canale, perché sì, voglio proprio cambiare, stravolgere questo canale. Prima era un canale incentrato un po' su tutto, soprattutto sulla prestigiazione, ma facevo anche FaqTime, molti format che sono frequenti su YouTube. Da adesso cambierà perché voglio fare solo prestigiazione. Voglio che vengano video fatti molto bene, perciò voglio che ci sia solo prestigiazione in questo canale. Ovviamente verranno fatti solo format inerenti alla prestigiazione, perciò anche contest. E comunque poi vi aggiornerò, con eventuali altri vlog, ma che sarebbero soltanto cose per informarvi dei nuovi avvenimenti sul canale. Comunque, fra un po' ci sarà un contest, vi ringrazio per i 257, mi pare, iscritti. Grazie davvero tanto. Subito dopo questi annunci che vi sto per fare, ci sarà un breve effetto giusto per inaugurare il nuovo canale. Credo che sarà uno dei pochi vlog che farò. Da adesso basta solo effetti. Cercherò di mantenere un ritmo di un video a settimana, anche se non lo garantisco perché, considerando che sto iniziando il liceo, sarà abbastanza difficile, mantenere sempre un video a settimana, considerando gli impegni di studio, ma comunque mi impegnerò al massimo. Comunque eliminerò tutti i video vecchi, quelli che non mi piacciono, ne lascerò soltanto, credo, questo, gli altri li tolgo. Perché, anzi, solo pochi ne lascerò, guarda, giusto un paio. Comunque, direi che possiamo proseguire con l'effetto. Ciao! Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi una bellissima creazione di Steve Freeman chiamata The Time Machine. Vi siete mai soffermati sullo scorrere del tempo? Io tantissime volte, e a ciascuna di queste volte mi sono reso conto di come il tempo modifica le cose. Faccio un esempio banale con questo mazzo di carte. Se io prendo la prima carta del mazzo, in questo caso l'asso di picche, e la metto all'interno del mazzo, ho fatto un'azione che ha causato questa immagine, cioè di una carta sporgente per metà, in un mazzo di carte. Perciò vi chiedo di ricordare questa precisa immagine. Se adesso io ripeto l'azione uguale, succede che l'azione e l'immagine restano invariate. Cambia ovviamente la carta in cima, perciò al posto dell'asso di picche c'è l'asso di fiori, l'altro asso nero, che anche lui prendo e metto in mezzo al mazzo. Perciò azione e immagine sono rimaste invariate con la carta sporgente per metà. Però ovviamente qua invece dell'asso di picche adesso c'è l'asso di fiori. Ma se io fossi un mago abbastanza bravo da riuscire a tornare indietro di quei 10-15 secondi dalla prima volta che sono passati dalla prima volta che ho fatto questa azione, in questo modo 5, 10, 15. Qui in mezzo al mazzo ci dovrebbe essere ancora l'asso di picche, mentre qui ancora non toccato in cima al mazzo l'asso di fiori. Ma sapete qual è il bello di questo gioco? Che rende tutti noi più giovani di 15 secondi. Ciao a tutti!